Il Pescara rimanda la festa a scudetto. Gli abruzzesi del calcio a 5 del patron Danino Iannascoli dovranno infatti attendere almeno altri 6 giorni. Tutto infatti rimandato a gara 4 in programma giovedì prossimo alle 20:30 al Pala Giovanni Paolo II. Ieri sera al Pala Hilton Pharma di Ferrara i tempi regolamentari si sono conclusi sul 2-2 prima dei 2 match point dal dischetto falliti da Rogerio e Salas e dell'errore decisivo di Morgado con parata di Tim. Nei tempi regolamentari, dopo essere andata sotto, la squadra di Fulvio Colini ha avuto la forza di rimettere la gara sui binari della parità, riuscendo a portarsi anche in vantaggio prima del definitivo 2-2 di André. Si va così ai tiri di rigore, tra i pali del Pescara va Lorenzo Pietrangelo, come accaduto nella semifinale di Coppa Italia vinta contro la Luparense. Proprio Pietrangelo para su Bertoni, ma Rogerio sbaglia il rigore decisivo. Si va ad oltranza, sbaglia anche Tuli, ma il palo salva il caos su Salas. Si prosegue fino al gol di Titon, prima dell'errore di Dudu Morgado, che calcia addosso al portiere Emiliano, che resta fermo e riesce a respingere. Non c'è lo scudetto con i biancazzurri, ora padroni del loro destino, con gara 4 ed eventuale gara 5 in casa.